Donny Vermillion, UNN. La vostra prima, ultima e unica fermata per il treno della verità. Stasera la nostra Kate Lockwell rivela una guerra segreta condotta dai valorosi fantasmi del dominio contro un nemico nascosto e spietato. Grazie, Donny. Parlo in diretta con uno del dominio. Mi risulta che tu e i tuoi abbiate contro di... Cosa ci puoi dire in proposito? Beh, Kate, non mi è permesso dirti molto, ma posso dirti che i suoi alleati non la prevediamo di molto presto. Credo che dormiremo tutti un po' meglio stanotte, sapendo che le forze del dominio vegliano su di noi. Per UNN sono Donny Vermillion. Viva la censura! Ok, ben ritrovati in questo nuovo episodio di StarCraft 2 Wings of Liberty, campagna completa Terran. Dunque, mi sono dimenticato di dirvelo ieri, però domenica scorsa c'è stato un annuncio sensazionale. Ovvero hanno annunciato la data di rilascio di Legacy of the Void, che sarà l'11 novembre. Per questo motivo ho deciso di dare un'accelerata alla serie e, se ci riesco, fare pubblicare un episodio al giorno. Così innanzitutto io mi faccio un ripasso e poi se niente, volete seguire i video, per chi magari non è riuscito a godersi i primi due capitoli e vuole subito provare il terzo, o per chi vuole provare il terzo e giocò magari 2 anni fa i primi due capitoli, facciamo un ripasso tutto assieme. Sentiamo un po' cosa da dire Tychus, probabilmente sul nuovo entrato nella ciurma qua pirata. Hai mai sentito parlare di un certo Gabriel Tosh? Solo delle voci. Era coinvolto in un ramo segreto del programma Fantasmi, che addestrava dei tipi da paura. Dicono che sia scappato per darsi alla macchia. Io ci starei molto attento. È capace di tagliarti la gola appena ti vede. Ho già avuto a che fare con fantasmi ribelli. Sono quelli ancora con Mengsk che mi preoccupano. Facciamo un salto al laboratorio, vedere se c'è qualcosa. La dottoressa Hanson, cosa c'è da dirci? Ho effettuato alcuni test sui minerali di Redstone, solo per curiosità personale. Pensavo fosse giusto informarti. Ho trovato tracce di iorio, un cristallo raro con proprietà davvero uniche. Sono tutto orecchi, Doc. Che genere di proprietà? Lo iorium risuona alla stessa frequenza di alcune onde cerebrali. È stato teorizzato che potrebbe essere utilizzato per stimolare l'attività del cervello o addirittura per dotare soggetti umani di abilità psioniche. Perché diavolo interessa tanto a Tosh? Una specie di super droga. Poi qua fanno tutti i moralisti, usano lo steampack ogni 3x2. Allora, console di ricerca. Vediamo un po' cosa abbiamo sviluppato. Dovremmo avere parecchi punti nel ramo Zerg. Sì, siamo quasi a 10, a 9. Ecco, questo non ve l'avevo ancora spiegato perché è nuovo del gioco. Praticamente tutte le reliquie Protoss o i bio qualcosa Zerg che si trovano in giro servono ad ottenere dei punti su queste due scale evolutive, e ogni 5 c'è la possibilità di scegliere un potenziamento permanente. Ora noi siamo a 9 con gli Zerg e quindi direi che possiamo scegliere qualcosa per potenziare il bunker. Allora, qua c'è una torretta che spara, però in realtà lo scopo del bunker non è tanto uccidere, ma è più proteggere, quindi penso che sia meglio questo che gli aumenta la vita. Quindi scegliamo questo. Bunker rinforzato, sì. Ok, scelto. Perfetto, laboratorio finito. Passiamo in armeria prima di iniziare subito la prossima missione. Swong, da dirci qualcosa? Ora abbiamo anche dei pirati sulla nave. Kaczynski, meglio se fai un inventario. Sì, nella ciurma. Dunque. Della fanteria per adesso non ci interessa molto. Punterei più a sviluppare la base. Allora, delle torrette anche qua... Tenderei a usare più i marine contro le unità aeree, per adesso perlomeno.
Potremmo sviluppare un po' ancora il bunker, così da renderlo punto centrale della nostra strategia. Allora, il bunker in acciaio che aumenta il numero di posti dentro. Quindi aumenta anche il danno. E questo aumenta la gittata. Dunque, questo è forte contro singole unità, contro le ondate invece è molto meglio questo. Allora, iniziare a sviluppare questo. Poi, per la fanteria, abbiamo detto che per adesso questi non ci interessano. Questi fanno danni aria, penso. Ragazzi, questi invece aumentano il danno. Ok, per adesso va bene quello che abbiamo sviluppato, penso. Diamo il benvenuto a Tosh. Eccoti qua. Io e te siamo una squadra perfetta. Tosh, che ci fai qui? Il lavoro è finito, oppure hai qualcos'altro da propormi? Già, ho un altro lavoretto per noi, su un pianeta chiamato Belshir. Ti interessa? Può darsi. Ma cosa ci guadagno? La pirateria non è proprio la mia massima ispirazione. Lo sanno tutti che Jim Raynor vuol farla pagare cara a Mensk. Beh, io posso aiutarti. E parecchio. Ci penserò. Per il momento, benvenuto a bordo dell'Hyperion. Parleremo più tardi. Ok, allora come missione, vediamo cosa c'è disponibile. Abbiamo questa missione che riguarderà Tosh, probabilmente. Tarsonis dovrebbe riguardare, non lo so. Però pensavo di fare prima tutte le missioni che riguardano l'argomento coloni, e quindi questa qua di Meinhof che ci ha presentato l'altra volta la dottoressa. Jim, i profughi di tutto il settore usavano Meinhof come punto d'imbarco. Ma con la concentrazione di così tanta gente, negli accampamenti è iniziato a diffondersi una specie di epidemia. Ti prego, il mio popolo ha bisogno d'aiuto. Dobbiamo fare qualcosa prima che sia troppo tardi. Sì, così pigliamo anche 2 punti di ricerca Zerg e arriviamo a 10. E qua abbiamo finalmente gli Helion che sono fantastici. Allora, Doc, che cosa stiamo cercando? Secondo queste letture, nei campi profughi si sta sviluppando una specie di infestazione biologica. Ha ricoperto persino gli edifici. Ho già visto una cosa del genere. È un virus Zerg e non possiamo fare altro che bruciarlo. Tutti quegli edifici infetti devono essere distrutti. Ma dove sono gli abitanti? Oh no. Quelle cose sono profughi infetti. Ma è un incubo. Già, brutta faccenda. Si rintanano sottoterra di giorno e riemergono solo di notte. Il virus deve averli resi vulnerabili ai raggi ultravioletti emessi dalla stella di Meinhof. Allora colpiremo gli edifici infetti di giorno e proteggeremo la base di notte. Tranquilla, Doc, riusciremo a contenere l'infestazione. Ok, molto bene, iniziamo subito. Facciamo qualche marine, facciamo qualche SCV. Allora, la missione si chiama Epidemia Facciamo le e cose per bene, dobbiamo... ragazzi. Fermi qui, Hai state fermi qui. intenzione di darmi ordini? Dobbiamo... Bene, ragazzi. Non possiamo rischiare che il contagio si estenda a questo accampamento. Delimitate subito il perimetro e piazzate alcuni bunker. Che c'è, Jamie? Hai un debole per la dottoressa. Altrimenti non capisco perché continuiamo a combattere per questi maledetti contadini. Ok, così dovrebbe essere sufficiente. Poi tornate qua. Facciamone anche due su. 30 secondi al tramonto. Così hanno la possibilità di entrare e noi di entrare e uscire soprattutto. Minerali insufficienti. Minerali insufficienti.
stavo aspettando. Rifornito e pronto. SCP pronto. Secondi, spero che ne va. Dobbiamo resistere fino all'alba. Fatevi coraggio, perché non sarà una bella nottata. Fornire i dettagli dell'emergenza medica. Va bene, vediamo qua come funziona. Che fa male? Fermati qua. È grave? E tu fermati qui. Deve così. Essere un'emergenza. Dovrebbero essere in grado di fermare tutti. Serve una diagnosi? Allora, le imprese sono due, dicevo. Cioè, ho provato a dire. Una è quella di finire prima della quinta notte e l'altra è quella di distruggere durante la notte... Minerali insufficienti. Distruggere durante la notte gli edifici. Uccidimi! Che bello che è. La base è sotto attacco. Chi è che vuole? SCP pronto? C'è bisogno di me? Allora io manderei un SCV qui. E un altro SCV magari che non lo sto giù i minerali qua così. A riparare. Appena sono pronti, finiti i muri di bunker, dovremmo resistere. Sono necessari altri depositi. La prima notte la passiamo in difensiva. Guardate quanta gente sta arrivando. Sono necessari altri depositi. Ecco. Sono necessari altri depositi. Questi bisogna farli invece. Minerali insufficienti. Ok, iniziamo a raccogliere anche un po' di gas. Un lavorone, eh? La base è sotto attacco. Qua non riescono neanche a avvicinarsi, poi invece fanno sempre parecchio danno. Forse avrei dovuto mettere questo bunker qua perché spara più in ritardo. Vabbè, dovremmo resistere lo stesso. Facciamo qualche altro deposito. Spero che ne manca la pena. Ehi, bello! O i progetti per costruire gli Helion che hai visto su Marsara potrebbero tornarti utili. Continuiamo a fare Marines. Pure qui ora. Sicuro. SCP pronto. Poi possiamo. Fantastico, possiamo fare questa. La base. Sta sorgendo il sole. Dobbiamo resistere solo un altro po'. Figa. Armato e pronto. Ampliamento. Qui siamo in grado di proteggerci, sì. Minerali insufficienti. Minerali insufficienti. Che mi dite? Ha chiamato? Deve essere un emergenza. Svegli ragazzi, ora tocca a noi fare un po' di danni. SCP pronto. Spero che ne valga la pena. Ok, andiamo all'attacco. Ordini ricevuti. Pronto a scatenare l'inferno. Andiamo un po'. Iniziamo a pulire qui la zona. Aspetta. Finito. Meglio distruggere. Minerali insufficienti. 100. Ah, facciamo prima un deposito. Mi stanno cucinando per bene. Poi fanno un altro appena arrivi a 100. SCP pronto. Sono necessari altri depositi. Con piacere. Vediamo un po' la zona qui. Facciamo le cose. Minerali insufficienti.
Ok, minerali insufficienti. Il livello d'attacco delle strutture, delle unità meccaniche. In questi casi è sempre meglio avanzare e poi attaccare. Facciamo qualche deposito. Minerali insufficienti. Sono in un brutto casino. Ok, 2 minuti, possiamo iniziare a tornare dentro. Pronto a scatenare l'inferno. Sono già caldo. Che mi dice? Continuiamo con gli alien che sono un po' più veloci. Allora, un botto chiudo qui. Sono tutto orecchi. Tu vai qui e tu vai qui. Poi. Ha chiamato? Chiamiamo i medici e mettiamo qua. Intanto. Sono in un brutto casino. Questo ci dovrebbero fare. Magari a far fuori anche qualche edificio durante la notte. Lasciamoli con pochissima vita. Allora, armato e pronto. Trenta secondi al tramonto. Dica. Sì, che c'è? Io faccio gli straordinari. SCP pronto. Minerali insufficienti. Voi continuate a fare Marines. Minerali. Pronto a scatenare l'inferno. Ok, attaccate. Torneranno presto. Dovreste lasciarci. Wow. Si sono incazzati di brutto. Forse dovremmo aspettare che faccia giorno. Marini infestati. Oh merda, ci vediamo se riusciamo ad attaccare le strutture. Le scansioni hanno rilevato un segnale biologico Zerg particolare. Parrebbe una creatura scavatrice che rimane sottoterra durante il giorno ed esce solo di notte. Signore, se uccidete una di quelle creature, Statman potrà studiarla e forse scopriremo qualcosa. Minerali insufficienti. K, facciamo. Pronto a scatenare l'inferno! Non so quante strutture abbiamo rotto e distrutto di notte, forse un paio. Mandiamo qualche SCV in più qua. Armato e pronto. Piuttosto che come la prima notte mandiamo su anche 3. SCV pronto. Pronto a scatenare l'inferno. Ok, iniziamo a proteggerci anche a sud. Minerali insufficienti. Andiamo in minerali. È pronto. La base è sotto attacco. Minerali insufficienti. Bene. Minerali insufficienti. Minerali insufficienti. La base è pronto sotto. Pronto a scatenare attacco. L'inferno. Come va la situazione? Ce la stiamo facendo abbastanza bene. Continuiamo a accumulare tutto. Minerali insufficienti. Pronto a scatenare l'inferno. C'è bisogno di me. Andate lì. Voi state qua. Minerali insufficienti. Potenziamento. Pronto a scatenare l'inferno. La base è sotto a scatenare l'inferno. Ce la facciamo, ce la facciamo. La base è sotto attacco. Ci serve una mano qui. Minerali insufficienti. Bene, bene, bene. Ok.
Pronto a scatenare l'inferno! La base è sotto attacco. Aspettiamo che passino quelli lì e poi... Adesso facciamo fuori un bel po' di gente. Minerali insufficienti. Minerali insufficienti. Allora qua ho visto che ci sono degli altri minerali. Potremmo... Oh, il mouse è impazzito. Potremmo andare su là a farci un'altra base. La base è sotto attacco. 30 secondi all'alba. Spero che ne valga la pena. Mi stavo aspettando. Via, via, via. Saranno altri depositi. Sono necessari altri depositi. Sì, sì. Maverick, un buon lavoro. Minerali insufficienti. Abbiamo non questo dimenticate bunker. Di tornare prima che faccia buio. Altri depositi. Ehi, qui ci si scorta. Ok, attacchiamo giù di qua. Minerali insufficienti. Spero che ne valga la pena. Capito. Minerali insufficienti. Minerali insufficienti. Attacchiamo le strutture più grandi di giorno e lasciamo magari con poca vita quelle più piccole. Capito. Allora queste qua andiamo di tutte poca vita. Così giusto un paio di fiammate, stanotte dovremmo riuscire a farle fuori. Potremmo mandarci dietro qualche se ci vuole imparare. Ok. Appena notte attacchiamo. Pronto a scatenare l'inferno. Tutto qui? Pronto a scatenare l'inferno. Tu sì che sai scatenare un vespaio. Tenete gli occhi aperti, ce ne sono altri là fuori. Il settore è libero, Jim. Sarà meglio passare al prossimo. Ok, attaccate lì. Jim, non rilevo altre strutture infestate in quel settore. Attacchiamo lì.
Questa zona è sicura. Continuate così, e ragazzi. Scappiamo dentro. Possiamo farcela. Ok. Qua non hanno ancora sfondato, giusto per sicurezza. Pronto a scatenare l'inferno. Riempiamo questo. Pronto a scatenare l'inferno. Basta metterci le chiappe. Ok, ora dobbiamo riuscire a fare finire tutto prima della terza notte. Della quarta notte, perdono. È sotto attacco. Pronto a scatenare. Ci serve una mano qui. Pronto a scatenare l'inferno. Sono già caldo. I nostri SCV sono sotto attacco. Tutto bene qua? Sì, tutto bene. Sicuro, in marcia. Ci serve una mano qui. Facciamo qualche deposito. Voi due, come lavoro, state qua. La base uno qui. È sotto attacco. E uno qua. Garantito. Perfetto. Sono già caldo. Avrei preferito non perdere così tante unità, però va abbastanza bene. Pronto a scatenare l'inferno. Pronto a scatenare l'inferno. Si va. Basta metterci. Magari proviamo a espanderci. Possiamo fare adesso è aumentare il numero di la base è sotto attacco. Farei qualche devastatore così da distruggere più velocemente le strutture. SCV pronto a scatenare l'inferno. Pronto a scatenare l'inferno. Da questo lato sta arrivando davvero poca roba, potremmo uscire. Hanno distrutto la barricata a sud. Alcune truppe vadano laggiù, subito. Com'è la situation? Dai, credo di aver visto qualcosa di simile in un film. Non è così male, dai. Cos'è? 30 secondi all'alba. E vai. Ok. Riscaldiamo l'ambiente. Che mi dice? La base è sotto attacco. Pronto a scatenare l'inferno. Pronto a scatenare l'inferno. Ah sì, è quasi giunto il nostro momento. Ha intenzione di darmi ordini? Facciamo le cose per bene, raga. Armato. Voi siete qua in difesa. Pronto a scatenare l'inferno. Alzati di qui. Pronto a scatenare l'inferno. Ah, ci siamo. Ok. Fai qualche SCV in più. Alla grande. Minerali insufficienti. Sono in un brutto casino. Ok, voi eravate qua chi dentro, è che vero? Vuole prendermi? Dovrebbe bastare così. SCV pronto. Perfetto. Garantito. Kaboom! Sono in un brutto casino. Andiamo giusto questi qua a far fuori quelli. Pronto a scatenare l'inferno. Questo lo ha intenzione di darmi ordini. Spero che non sia pronto. Ok. Garantito. Rientro in azione. Bene, settore libero. Ottimo lavoro, ragazzi. Raggiungiamo la prossima zona. Avete inflitto un grave colpo alle loro schiere, Jim. Ottimo lavoro.
1 qui e poi un po' di SCP, 2 devastatori e meglio. Diamogli la premiazione. Perfetto, 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 perfetto. Ah, ci siamo. Pronto a scatenare l'inferno. Vai coi botti. Ho quasi raggiunto il massimo di coppe di possibile, applicabile, diciamo. Voi fate il lato sud, se no ce lo dimentichiamo. 30 secondi a tremonte. Attenzione di darmi ordini. SCP pronto. State qua che dovrebbe. Ora si fa sul scatenino. Pronto a scatenare l'inferno. Quando arriva la notte. Siamo vicini perché siamo un po' in una sacca. I mostri spunteranno da tutte le parti. Sarà meglio tornare alla base. Non ce la facciamo. Ah, far fuori due o meno. Perfetto. Pronto a scatenare l'inferno. Giacimento minerario. Mi fa male dappertutto. La base è sottoattacco. Sì, sì. Sì. Fate un po' di strutture. Permettetemi che siamo dispersi. Pronto a scatenare l'inferno. Ok, abbiamo pulito bene la zona. 3 minuti. Giacimento minerario. Ora si fa sul serio. La base è sotto attacco. Mi fa male dappertutto. Bene, questa qua finisce da sola qua, che non può essere attaccata. La base è sotto attacco. Giacimento. Questo lato così. Lui che ci fa malissimo. Minerali, gas e di dispersi, esauriti. Hai intenzione di darmi ordini? Ci conviene ritirarci? Muori, muori, muori. Vieni, vuole prendermi. Ah, lasciamo le cose per prendere, ragazzi. Hai intenzione di darmi ordini? Capito. La base è sotto attacco. Qui dove ci sono cose che non contano per niente. Kaboom, baby! Certo, signore. La base è sotto attacco. Ok. La base, i nostri minerali sono sufficienti. Eka! Fermi! Il tempo passa. Ah, ci siamo! Ora si fa sul serio! La base è sotto attacco. Mi stavo aspettando. Qua ce la facciamo. Spero che ci manca solo il pezzo della mappa. Qua è più conveniente scappare che affrontarli. Abbiamo finito i minerali, purtroppo. Sto tirando i pollici. 40 secondi. Si entra in azione. Che succede? 30 secondi all'alba. Ed è qua. Mi hai impaventato. Sì, che c'è.
La base. Ok, 30 secondi all'alba. Mi fa male dappertutto. C'è il palettato. Facciamo le cose. La base è sotto. Hai intenzione di darmi ordini. Ok, proviamo altre zone infestate da liberare. Allora, voi andate qua innanzitutto. Uscite. Chi è che vuole prenderle? Facciamo così. Da giù a su. Appena arrivano i primi minerali. Cattive notizie? Sì, che c'è? Dovremmo essere in grado di far danno. Pronto. Ti stavo aspettando. Ci serve una mano qui. Allora, abbiamo tantissimi minerali, tantissimo gas, quindi possiamo fare anche un po' di questi che fanno minerali molto danno. Questa zona è sicura. Speriamo continuate di farcela così, prima della notte. Oggi dentro. Minerali insufficienti. Minerali insufficienti. Che succede? Mi sto 48 su su. Per bene. È arrivato. Quindi in 2 minuti. Quante strutture mancano? Dovrebbe mancarne molte. Minerali insufficienti. Certo. Affermativo. Saliamo su. Fantastico. Spero che ne manca la vetta di sto mio editore. Qua c'è un bel complesso. Stavo aspettando. 30 secondi a morte. Mi fa male dappertutto. Pronto a scatenare l'inferno. Dai, ce la facciamo. Urca, guardate qua quanta roba. Ben fatto, ragazzi. Facciamo le cose per me, tenete gli occhi. Torniamo dentro, questo sennò qua rischiamo di perdere tutto. Spero che. Pronto a scatenare l'inferno. Che succede? Raccogliete il più possibile. Cosa fatta? Ma certo! Pronto a scatenare l'inferno! Allora, sono qualche dottore. Armato e pronto. Vediamo se vanno tutti verso sud. Ti stavo aspettando. È arrivato il tristo mietitore. Pronto a scatenare l'inferno! Pronto a scatenare l'inferno! Ti stavo aspettando!
sai. Capito. Facciamo le cose per bene. È arrivato il tristo mietitore. Pronto a scatenare l'inferno. La mare è sul portale. Stanno arrivando qui qua. La base, i nostri alleati sono sotto attacco. Pronto a scatenare. Ecco il dottore. E se sono gli SCV, scappiamo. Non so se qua su c'è qualcuno o meno. I nostri alleati, la base, sono sotto attacco. Adesso no. Ancora un minuto. E signor. Pronto a scatenare l'inferno. Siamo qualche dottore. Ecco il dottore. Pronto a scatenare l'inferno. La base è sotto attacco. La base è sotto attacco. Sono in un brutto casino. Vediamo se attaccano a nord o meno. Pronto a scatenare. Ecco il dottore. Sembrerebbe di sì, quindi la base è sotto attacco. La base è sotto attacco. Sono in un brutto casino. E noi facciamo le cose per te. La base dei lavori è sotto attacco. Sono in un brutto casino. 46 minuti, vediamo se almeno li attiriamo verso nord e verso sud così. No, siamo di fronte ad attaccare. 30 secondi all'alba. Non essere in grado di resistere, dai. 30 secondi. Perfetto. La base è sotto attacco. Minerali. Guardate che non facciano fuori le strutture principali. I nostri SCV sono sotto attacco. Ne abbiamo uccisi migliaia la notte scorsa. Non devono esserne rimasti molti, giusto? Minerali insufficienti. Allora, 48, un po' a riparare. Ecco. Sì, che c'è. E metà di quelli che riparano possono benissimo venire qui. Il settore è libero, Jim. Sarà meglio passare al prossimo. Ce l'avete. Manca quasi pochissimo. Fatta. Rileviamo pochi biosegnali. Vi mando le coordinate sulla mappa. Poi semplicemente ci spostiamo qua e facciamo divertire la fabbrica. Mi sa che è esplosa, sì. Giorno. Jim, ce l'hai fatta. Sapevo che non ci avrei. E siamo riusciti anche a distruggere ora parecchie strutture durante la notte. E vai. Non sarà facile, tesoro. L'intero settore pullula di Zerg. Deve pure esserci un posto che gli alieni non hanno toccato. Un paradiso inesplorato che aspetta solo noi. Urca, questa missione è durata davvero un macello. Siamo riusciti a distruggere ben 23 strutture durante la notte e abbiamo superato 5 notti. E niente, come sempre ci salutiamo qua. Vi lascio col video finale. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi, commentate e magari condividetelo con i vostri amici che ancora non conoscono StarCraft, così magari si appassionano anche loro a questo gioco fantastico. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Grazie per esservi collegati.
La nostra Kate Lockwell con un resoconto dal vivo dalla nave di rifugiati Skinner II in orbita attorno al pianeta Minoff. Donny, il numero delle vittime è in forte aumento. Enormi flotte di rifugiati come questa stanno tentando di raggiungere la salvezza dei pianeti centrali. Molte non ce la faranno. Sono a corto di cibo, acqua e speranze. Kate, discuteremo di come il Dominio salverà quei mondi al momento opportuno. Si parla molto di salvataggio tra i rifugiati, le cui speranze però si fondano su gruppi paramilitari e ribelli come quello di Raynor. Ottimo servizio, Kate. Dal vivo, da una nave di rifugiati sopra Minoff, dove tutti aspettano ansiosamente il ritorno del Dominio. Seguirà un servizio di Vermilion. I rifugiati sono davvero una nostra responsabilità? Sei l'immagine della compassione,